Dopo 2 anni di pandemia, il turismo abruzzese è ufficialmente ripartito. Ottimi dati delle presenze tra Pasqua e 1° maggio a confermare questo trend il presidente di Federalberghi Abruzzo, Gianmarco Giovannelli. Una condizione che lascia ben sperare per la stagione estiva oramai alle porte, questo nonostante l'incertezza dovuta ai rincari della crisi energetica e alla guerra in Ucraina. Ma è un momento che aspettavamo tutti, è chiaro che da 2 anni di Covid le condizioni oggi sono estremamente positive, l'auspicio che speravamo si è realizzato e quindi riteniamo che ci siano tutti gli elementi per affrontare una stagione estiva nel migliore dei modi per gli operatori e per i territori e per i pubblici esercizi. Secondo lei che turismo sarà? Sarà un turismo di prossimità o ci saranno anche gli stranieri? Sugli stranieri ancora un punto interrogativo, ci sono degli eventi particolarmente preoccupanti e quindi non possiamo capire che cosa succederà a livello internazionale. Ovviamente il Nord Italia è sicuramente meta di una percentuale importante di turismo straniero, nel centro-sud anche per una motivazione legata ai costi di spostamento, ai costi autostradali, anche per le ore di trasferimento, questo avviene in maniera un po' più complicata e lenta. Speriamo che le condizioni internazionali non ci impongano di dare un freno agli arrivi internazionali. Per quanto riguarda il turismo di prossimità, diciamo che probabilmente questo è il nostro cavallo di battaglia, anche perché c'è una voglia di uscire fuori, cioè di fare un'esperienza, c'è una voglia di stare all'aria aperta e c'è il desiderio di riprendere le dinamiche del 2019 che man mano stanno ritornando a far parte della nostra quotidianità. Dobbiamo ringraziare tutte le amministrazioni comunali, provinciali ma anche regionali degli ultimi almeno 10-15 anni, perché in molti territori si sono messe in atto delle infrastrutture importanti come ad esempio il depuratore che è stato fatto nella zona nord della costa abruzzese, come anche gli altri che hanno realizzato e progettato tra il pescarese e la costa sud. Il ritorno anche di questo numero importante di bandiere blu fa capire quanto gli operatori con gli enti locali hanno saputo programmare, organizzare e mettere in atto tutti i progetti in maniera univoca. Quando si programma insieme si vince sempre qualsiasi tipo di partita.